quarta vittoria in fila, l'Atalanta si conferma. Purtroppo dietro a lei non c'è nessuna che si ferma. Contro i bianconeri basterebbe anche un pareggio, poi battere il Sassuolo paradossalmente a Reggio. Juventus inguardabile come la sua divisa, Ciofeca senza striscia e tifosi già in visa. Non batterla domenica era quasi uno spreco, la Roma ne approfitta grazie a Florenzi e Dzeko. Stavolta è la Sampdoria ad essere accusata, a detta dei genuani Almarassi si è scansata, per far vincere l'Empoli e mettere nei guai i suoi eterni rivali in crisi come non mai. Belotti sbaglia il penalty e qualcuno a maledirlo, poi segna il gol vittoria sforbiciata da urlo. L'Inter batte il Chievo, archiviata la pratica, col Napoli può esserci la Champions matematica. La Lazio vince a Cagliari, Correa e Luis Alberto, per l'Europa League resta ancora tutto aperto. Insigne e Mertens fuori, minchia gente qualunque, ma il Napoli è più forte e la vince comunque. Dopo un mese e mezzo a passo di lumaca si sveglia l'Udinese con Samir e Dokaka. Gran poker del Bologna, Parma profondo rosso, sembravano già salvi, adesso rischian grosso. Viola in crisi nera, i giocatori sembra stanchi, il Milan fa il colpaccio e va ad espugnare il Franchi. C'ha una gol di testa, è qualcosa di surreale, adesso Coppa Italia va in scena la finale.